buongiorno. Allora, per noi oggi è domenica, abbiamo fatto tutto con calma, ci siamo svegliati più tardi, mio marito è andato a pesca, quindi lui si è alzato presto. Sì, te lo metto subito, vuoi a Peppa Pig? Fra un attimo, Denis, vuoi salutare anche tu? Vuoi dire che sei caduta dal letto? Denis è caduta dal letto, abbiamo la sbarra, però è riuscita, non so come, a infilarsi. Ehi! Te la metto, vuole Peppa Pig e quindi ho messo un attimo muto per parlare alla videocamera, quindi adesso si ribella. Allora, stavo dicendo, mi devo preparare un attimo il ragù e mia madre mi ha dato della pasta fatta in casa, fatta da lei e dalle mie zie. Denis, un attimo. E quindi adesso mi faccio presto il ragù e poi mi voglio pulire un po' nella camera di Denis. Come avete visto nell'ultimo video, ho iniziato a fare le pulizie di primavera. Adesso parte Denis, un attimo, abbiamo internet che va un po' a rilento in questi giorni, non lo so perché. E dicevo, ho iniziato a fare le pulizie di primavera e le ho fatte proprio alla perfezione nella camera da letto, quindi pian piano voglio arrivare qui, quindi adesso tocca Denis, poi nella camera di Morena, quindi pian piano mi organizzo così e niente, quindi mi metto all'opera. Allora ragazzi, ho lavato e cambiato Denis, quindi adesso si è messa buona lì per, secondo me, non più di 2 minuti, quindi inizio con la prima lavatrice dei peluche, perché devo fare almeno 2 lavatrici perché sono voluminosi, però non sono sporchissimi, quindi faccio il lavaggio quello rapido, perché comunque solo polvere, vanno solo igienizzati. Io li faccio spesso perché abbiamo un'allergia alla polvere un po' tutti tranne Denis, e quindi cerco di mantenerli puliti e sempre igienizzati. A questo punto iniziano le vere e proprie pulizie, quindi ho preso la scala, quindi inizio a spolverare. Ovviamente prima, come vi dicevo nell'altro video, se ve lo siete persi ve lo lascio qui da qualche parte, o nelle schermate finali o nelle schede in descrizione, io faccio prima la prima passata con l'aspirapolvere, così tolgo il grosso della polvere, e poi procedo con disinfettare ovviamente tutte le superfici. Nessuno se n'è accorto nei video che ho tolto il fasciatoio di Denis per fare spazio a questi libri, quaderni che usa Denis per colorare, e mi è più comodo così, infatti riesco a tenere più ordinati i giochini, perché vabbè, lei li prende e li porta in cucina, poi quando dobbiamo riordinare rimettiamo tutto a posto. Vabbè, dura poco, non vi fate ingannare dalle immagini, l'ordine dura poco perché Denis ha sempre i giochi tra le mani. Poi un'altra cosa che vado a pulire per bene, cosa che va fatta spesso anche questa operazione qui, è la pulizia di questi giochi che oramai stanno lì a prendere polvere. Il carrellino delle pulizie usa sempre, invece i primi passi non li usa più, li usa giusto per sentire la musica, però poi non se li porta in giro per casa, quindi mi sa che tolgo le batterie e li porto in garage, perché oramai dobbiamo accettare il fatto che Denis sia cresciuta. E niente, dopodiché un'altra operazione è la tenda. Questa tenda la dovevo lavare il giorno che ho lavato in camera da letto e nel soggiorno, la tenda del soggiorno, però me ne sono dimenticata, ho avviato il lavaggio e non l'ho fatto, quindi adesso mi lavo questa tenda e laverò anche il tappeto che ha tra le mani Denis. Questo qua è il tappeto che mi ha fatto mia madre in lana è raffigurato un orsetto ed è bellissimo, è molto decorativo, vabbè qua lo vedete al contrario, però è molto bello. A questo punto iniziano le pulizie della persiana, della zanzariera, e questa
tenda che vedete qui è un di più che ho messo. Allora vi spiego subito, ho messo tra il vetro e la persiana un bastone a molla, diciamo, no? Senza buchi, senza niente. Quindi ho fatto dei passanti a questa coperta qui che non usavo più e l'ho messa perché Denise dorme meglio con dove c'è buio completo. Quindi adesso che le giornate sono più belle, quindi c'è più sole, entra troppa luce nella camera, quindi Dennis si sveglia prima, anche il pomeriggio ha difficoltà a dormire perché le persiane bianche tendono sempre a far entrare luce, perché proprio perché sono chiare. Io qua procedo come se ci fosse una zona minata, perché ho paura delle cimici, quindi le cimici si infilano in questo paravento che ho messo tra la persiana e il vetro, e quindi ho sempre il terrore. Di solito me lo fa mio marito, ma in questi giorni mio marito ha mille impegni, quindi ho preso il Dyson e quindi dico, se c'è qualche cimice sono lì pronta ad aspirare. Meno male, mi è andata bene, c'era solo un po' di polvere, perché io non so, ragazzi, voi come fate. Io, anche se cerco di tenere tutto pulito, la polvere me la ritrovo in casa un giorno sì e l'altro pure. E vedete anche la polvere che si è accumulata sugli armadi? Sì, di certo sull'armadio non è una pulizia che faccio quotidianamente, però non la faccio nemmeno una volta l'anno. Io poi dico le pulizie di primavera, ma non aspetto la primavera per farlo, lo faccio spesso, però mi ritrovo sempre un sacco di polvere. A questo punto, lavando spesso, sciacquando spesso lo straccio, lavo per bene l'armadio di Denise, poi piano piano arriverò fino a sotto, e dopo aver spostato il letto, ragazzi, non ho ripreso più niente perché è arrivato mio marito, quindi ho dovuto lasciare il tutto perché abbiamo mangiato. Ho fatto in tempo a spostare il letto, pulire dietro e lavare, quindi non ho ripreso più dopo la pulizia che ho fatto alla porta, battiscopa, queste cose qua, perché ho messo via la telecamera e non ho ripreso più niente, però il grosso delle pulizie ve le ho fatte vedere. Quindi io a questo punto vi saluto, noi ci vediamo ovviamente la settimana prossima con un nuovo video, vi mando un abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video, come vi dicevo. Ciao!